Salve, nuovo unboxing, abbiamo un sacco, ma proprio un sacco di roba da aprire. A partire da questo. Ok, sono tutte cose che mi sono arrivate durante la mia assenza, visto che sono stato un po' in giro per il mondo ultimamente. Questa è fighissima, quando l'ho vista ho detto deve essere mia. È una graffettatrice per fogli, che però funziona senza graffette. Fa questi tagli e queste pieghe in automatico che vanno a fissare i fogli. È geniale, i poteri forti delle graffette vi hanno mentito fino adesso. Questi li guardiamo dopo. Qua cosa abbiamo? Sì. Questa è una mega torcia. Super potente ma anche super compatta. Come funziona? La metto in carica. E questa? Lucina da campeggio. Ma andiamo avanti. Vi giuro, sono stato via talmente tanto tempo che non ho idea di cosa ci sia qua dentro. Sono eccitato, sembra di stare a Natale. No vabbè, questo è un altro gadget stupido. Praticamente tu prendi una tazza con del liquido e mettendola qua sopra, con un equilibrio quasi magico, per una questione di baricentro, diventa praticamente impossibile da rovesciare. Tant'è che in teoria dovrei riuscire a fare un giro completo. Ok, basta. Sì, questa volta mi sono fatto prendere la mano con i gadget stupidi. Tipo quello che c'è qua dentro? No. Questo non è così stupido, però ormai la stagione è decisamente passata, perché si tratta di un power bank molto speciale che però fa anche da scaldamani. Tra l'altro magnetico, super comodo. Tu lo accendi, scegli il livello che va da 1 a 4 ed effettivamente si riscalda. È fighissima sta cosa. Peccato solo che ormai sia praticamente estate. Questo qua invece dovrebbe arrivare, o meglio dovrei averlo comprato, direttamente da Tesla, esattamente dalla Gigafactory di Berlino, e si tratta di delle bottiglie di birra. Premessa, sapete che io tendenzialmente non bevo, però queste le ha fatte Elon Musk, quindi ho detto devono essere mie. Guardate che design particolare. Comunque probabilmente le regalerò a qualche amico. Dopodiché direi di procedere con questo pacchettone che arriva da Cooler Master e che dovrebbe essere una sedia, ma una sedia molto particolare. Vi dico solo che questo è lo schienale e ha non solo l'alimentazione ma anche un connettore per fare delle cose. Quindi è bello smart. Poi abbiamo... No vabbè! Che roba! Braccioli, cuscinetto e base. Dobbiamo montare tutto. Sì. Stringiamo per bene il tutto. Colleghiamo i cavetti. Tac e tac. I braccioli. Uno. Sì. E due. Perfetto. E in teoria... Mamma mia, se pesa. Non male. La cosa che cambia tutto però è che va messa in carica perché fa delle cose. Quindi mettiamo la corrente. Ok, charging. Però io posso già accenderla. Sì. Bluetooth. Oddio. Ok, la lascio caricare e poi vi mostro. Nel mentre continuiamo con i pacchettini. Switchbot, gadget fighissimo per domotizzare cose. Questo. Perché compro certe cose? Per testarle e far sì che voi non buttiate via soldi. Dovrebbe essere una sorta di caminetto. Vediamo se funziona. Acqua. Ho veramente poche speranze sul suo funzionamento. USB-C addirittura. Sì. Accenditi. Mettiamo il coperchio e dovrebbe fare effetto finta fiamma. Vediamo al buio. Posso dire che fa schifo, però ha un non so che di magia. Continuiamo con questo qua gigante. Ah, porca vacca. È un drone subacqueo, doveva arrivarmi molto prima perché qualche settimana fa sono andato a fare degli allenamenti di apnea a Y-40, la piscina termale più profonda al mondo. Ci ho fatto un video che se vi siete persi vi consiglio di andare a recuperarvi. Giusto il tempo di un paio di immersioni. Come ti è sembrato? Bene, bello, sempre bello venire qua. Fantastico, c'è un'esperienza... Tola, un pesce, quasi come in Sardegna. Più bello qua. Gabri è troppo alto per fare questo sport. Ciao Lorenzo Cantarini. Vieni da me, vieni in acqua. Come sei bello. E abbiamo una special guest. Forza Yaki. Grande Junk. Dai, adesso andiamo là sotto. E
E nulla, molto figo, lo testeremo prossimamente su TechDale. Quindi possiamo passare a una rassegna di libri di vario genere. Questo ormai me l'hanno consigliato pure i Sassi di Tiziano Terzani, quindi volevo leggerlo. Questo è un regalo. Per il tuo prossimo viaggio in Giappone. E chi poteva essere? Se non il buon Marco Togni, che purtroppo quando sono andato a Tokyo non sono riuscito a beccare. Numero uno. Grazie Marco. Ma continuiamo con chi comanda è solo. Boh. Questo no, vabbè. Storia molto breve di quasi tutto. Questa è la versione per bambini, perché l'altra l'ho già letta, ma mi piaceva troppo la copertina. E questa è la versione in inglese dello stesso libro, ma il libro vero per adulti. Io l'avevo letto con mia mamma da piccolino. È una bomba questo libro. Ridi e scherza, qua abbiamo quasi finito. Altri gadget, queste sono delle maniglie da mettere ai sacchetti, che sembrano una cavolata ma secondo me possono essere molto intelligenti. Questo è un portatazza da bracciolo, direi che si spiega da solo. Questo invece è molto figo perché è un dispenser automatico, è di Xiaomi. Super pulito, super semplice. Si agganciano questi, che sono quelli che abbiamo aperto prima. Ok, qua sotto si mettono le batterie. Una, due, tre e quattro. Si aggancia il sapone. E ogni qualvolta che si passa sotto, spruzza! È bellissima sta cosa! Una di quelle cose banalissime, ma che secondo me quando ce l'hai non puoi più farne a meno. Ha anche un bel odore. Ma come una... Non, questa è gigante! Sempre dagli amici di Olight. Guardate che bestiona! Cioè non so se capite quanta luce fa! E niente, ci mette una vita a caricarsi. Intanto qua qualche esperimento di stampa. Questa è la punta di Starship. Allè, proprio così, capito? Ta 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 ra 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 ra. Spacca! Beh, posso dire che poteva andare peggio? Tra le altre cose, sono alla ricerca ufficialmente di un nuovo mezzo. Spoiler, il problema è che non ho ancora trovato quello giusto. Vi dico solo, quattro ruote e molto molto grande. Colgo l'occasione per parlarvi di un servizio che sto utilizzando in questa ricerca, di cui vi ho già parlato e che sponsorizzerà proprio l'acquisto di questo mezzo, e che si chiama Car Vertical. Ma puoi far così tanto casino? È verde, andiamo. Non mi mancava per niente il traffico di Milano. Dicevo, Car Vertical, servizio fighissimo, sia su sito web sia su applicazione per smartphone. Il principio di funzionamento è molto semplice. C'è un portale, si mette o il numero della targa della macchina o il numero di telaio, e incrociando i dati delle motorizzazioni, delle polizie, delle assicurazioni di tutta Europa, di un sacco di paesi, con tutti questi database sparsi facendo un sacco di controlli incrociati, Car Vertical vi restituisce un report con tutto lo storico della macchina. Vi faccio vedere. Questo è un esempio di report di una Giulia, chilometraggio ok, furto ok, ma ha avuto degli incidenti. Quindi possiamo vedere quando è stata immatricolata e tutto quanto. Poi vediamo che in Germania c'è stato un danno rilevato nel 2019. Vedete? E la cosa fighissima è che appunto, incrociando tutti i vari dati, se ci sono, in caso di incidente, si possono addirittura vedere le immagini, tipo questa macchina che era decisamente messa male. Altro esempio, Fiat 595C convertibile. Anche in questo caso, grazie a Car Vertical, vediamo che c'è stato un incidente. Ci dice che non è stato rubato da nessuna parte, chilometraggio ok, però qualcuno in Francia l'ha scassata. Bene, ma non benissimo. È veramente assurda sta cosa. Mi sembra molto tipo potere da super spia di fare i check su una macchina. Insomma, se volete provarlo, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, con anche un bello sconto. Nel mentre io tornerò alla ricerca del mio mezzo dei sogni, anche se sicuramente vi aggiornerò. In tutto ciò adesso faccio un salto in armeria. Posso spiegare? È per un video che non so se sarà già uscito o no, ma boh. Buonasera. Buonasera. Come non detto, non hanno quello che mi serve. Comunque la mia nuova filosofia di vita è che se ci si mette meno di mezz'ora a piedi, si va a piedi. Ma la Ferrari azzurra? Niente, mi serviva un paio di scarpe da corsa e non le ho trovate. Unica certezza, Apple Store. Sono caduto in tentazione, ho comprato questo, perché questo è fighissimo, ma questo è più comodo. Ok, alla fine sono andato di Nike. Praticamente domenica 7 maggio farò la Wings for Life, che è questa gara fighissima supportata da Red Bull, dove il ricavato va per la ricerca per le malattie legate alle lesioni del midollo spinale. Sarà il 7 maggio e si correrà nell'autodromo di Monza, oltre alla gara virtuale che volendo si può fare con l'applicazione. Il funzionamento è molto molto figo, ma andate a vedere sul sito, ci sono tutte le informazioni. E sì, è una gara, però tutti possono partecipare. Io sarò lì, quindi se ci siete corriamo un po' insieme, ci divertiamo e facciamo onda e facciamo anche del bene per la ricerca. Vi aspetto. Che poi in realtà questo cinturino l'ho unboxato in altri pacchi che non avete ancora visto, quindi torniamo all'unboxing. Altro giorno, altri gadget. Ulala. Questo l'ho comprato sul sito di Tesla. È un caricatore a forma di supercharger.
E questo? Ah, power bank a forma di power wall. Ma soprattutto sono eccitato per quello che c'è qua dentro, perché ci sono un sacco di piccoli gadgettini, di quelli che mi fanno impazzire. A partire da questo, cinturino giallo per l'Apple Watch. Tec. Penna in titanio, molto bella. Ha tutto un meccanismo. Oh, bella anche questa. Tac, 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 tac. Portachiavi. Questi sono dei porta AirTag, sempre in titanio. Infatti sono super leggeri anche se sono di metallo. Tempera matite. Guardate che figo, c'è il packaging. Tac. Accendino. Fatto per andare al contrario. Bustina impermeabile. Questo è un mini asciugamano in microfibra da viaggio, super microfibra, cioè è veramente micro, quindi super leggero, super compatto. E concludiamo questi mini gadget con questo moschettone. E questa forse è la cosa più interessante di tutte. Niente, un altro moschettone identico. E dov'è l'altra roba che volevo farvi vedere? No. Vabbè, un sacco di cosettine piccoline fighissime. Ok, è passato qualche giorno, la poltrona funzionava, ve la mostro tra un attimo. Praticamente qua, siccome le stampanti 3D stanno prendendo sopravvento, ma danno un sacco di fastidio quando vanno, sì, stiamo stampando delle cose. Questa è l'idea. Olè. Vai, dottor. Wow, guarda qua, mamma mia, sono commosso. Abbiamo guadagnato un sacco di metri quadri utilizzabili. Ciao, ciao, piccola stampante. Questo sembra un normale bagno, ma in realtà 3D Printing Farm. 100 punti a chi indovina cosa stiamo stampando. Intanto sono arrivati altri pacchetti che aspettavo da un po'. Soprattutto questo qui, che è tipo rimasto bloccato in dogana. Si chiama Flipper Zero. Ci ha fatto un video il mio amico Otto, appena è uscito. Ed è questo aggeggino che praticamente si può usare per hackerare qualsiasi cosa. Ma non vi dico nient'altro, sicuramente ne parleremo in futuro. Qua abbiamo un'altra torcia. Non so perché questi qua mi hanno mandato un sacco di torce. Vabbè, grazie. Questo, sempre da Cooler Master. Porta cuffie o porta controller, qua si avvolge il cavo. Bah. Ma passiamo ai pezzi forti. Arrivano da Space Rocket Lab. E sono questi ragazzi che stampano cose in 3D ma ad altissimissima qualità. No vabbè. Tac. Se volete seguirli. È fatta benissimo. Alette. Starship con tanto di Super Heavy, il nuovo mega razzo del buon Elon Musk, o meglio di SpaceX. Tra l'altro hanno recentemente fatto il primo vero test dove è decollato tutto insieme, anche se poi è esploso poco dopo. Su TechDale comunque trovate un video con tutta la spiegazione perché questo razzo sarà incredibilmente rivoluzionario. Come arriveremo su Marte con questo razzo? Chi lo sa? So solo che questo modellino è fighissimo. Guardate tutte le piastrelle dello scudo termico. I motori! Decisamente meglio di quello stampato dalle mie stampanti in 3D. Però miglioreremo. Vi lascio qua sotto in descrizione il sito di Space Rocket Lab. Fanno questo e un sacco di altri modellini. Tra l'altro col codice DALE20 avrete pure il 20% di sconto. Ed è fighissimo perché non esistono altri modellini di questa cosa qua, nel senso che sono talmente tanto nuovi che nessuno li ha ancora prodotti in serie. Spettacolo. Detto questo, la nostra sedia non è di certo comoda quanto la mia mitica Herman Miller, ma è molto 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 interessante. Giù, su, roteare. Ma posso andare giù e bloccarla. Tac. Ed è subito Rimini. La cosa interessante però è che si accende, si connette o con il Bluetooth o via cavo. Adesso io uso il cellulare, ma ovviamente l'idea è di collegarla o a una console o a un computer per videogiocare. Praticamente ci sono tutta una serie di sensori aptici, quindi se vado a riprodurre della musica, sentite? Sta vibrando tutto. Cioè non so come farvelo rendere in video, ma è un qualcosa di senza senso come sensazione. Tipo questo è il trailer di Top Gun e va a tempo, cioè sento il motore. Immaginatevi con un videogioco quanto deve essere figo sparare e sentire tutta la poltrona vibrare. Solo che il mio computer Star Destroyer è temporaneamente fermo, ma questa è un'altra storia. Quindi da Yaki, da questa sedia incredibile, da tutti questi gadget assurdi e soprattutto dal nostro bagno con le stampanti 3D, dove adesso posso fare i miei bisogni e avere di fianco tutto questo ben di Dio. Era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao 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 ciao.